Nell'ambito della settima Biennale Europea delle Palme è stata inaugurata la mostra espositiva Intrecci di Palme, Intrecci di Culture. Nella sala congressi di Villormont a Sanremo, il Centro Studi e Ricerche per le Palme ha allestito infatti una straordinaria raccolta di collezione di manufatti ottenuti intrecciando foglie di palma. Artigiani e maestri intrecciatori provenienti dalla Spagna, Corsica, Sardegna, Sicilia e Liguria di Ponente espongono per 3 giorni manufatti e pregiati oggetti d'arte, creati con le loro mani, secondo le tradizioni secolari. Per l'occasione gli artisti stessi raccontano e spiegano al pubblico l'origine della forma artistica legata all'intreccio di foglie di palma, le leggende, le tradizioni e le simbologie religiose e pagane che si celano dietro ogni prodotto. Un'occasione utile anche per approfondire tecniche e metodi di intreccio. Metri di foglie di palmureli, palme nane provenienti dalla riserva naturale orientata dello Zingaro e palme bianche di Spagna si intrecciano insieme per lanciare un forte messaggio di speranza sul futuro delle palme e di pace e prosperità per tutti i popoli del Mediterraneo. L'esposizione è inoltre arricchita da sculture di legno di palma realizzate in Liguria dallo scultore genovese Ivan Rossi. Uno sguardo attento merita la Palma Blanca di Elche, vincitrice del prestigioso premio Artesania di Elche, giunta direttamente dalla Spagna, un capolavoro alto circa 2 metri che narra la passione di Cristo.